La rigenerazione, ma anche la ricostruzione del territorio, al centro del convegno a Palazzo dell'Emiciclo sul Tratto Romagno, un appuntamento organizzato dall'associazione Tratto Romagno 4.0 in collaborazione con altri partner. Tutto nasce dall'enorme patrimonio che il territorio ha a disposizione. Con una specifica progettività possono nascere progetti e anche posti di lavoro. I tratturi rappresentano 3.000 anni di storia che unisce i saperi lungo un percorso di chiese pastorali e un sistema viario dalle grandi potenzialità per un turismo sostenibile dedicato a percorsi ciclabili da percorrere a cavallo o a piedi. Obiettivo: sviluppare un brand territoriale a impatto zero e cubatura zero. La nostra idea è di rendere praticabili questi percorsi tratturali, ad esempio con i cavalli, a piedi ovviamente, anche con le bici assistite. Ovviamente evitiamo i motori, cioè né motociclette né macchine. Ora, siccome una delle idee è anche quella di tracciare questi percorsi con una piantumazione, ad esempio ripiantando alberi o olivi o vigneti, e avere una gestione unitaria. Un momento storico molto importante questo per le aree interne, grazie al fondo complementare del PNRR e alle opportunità che offre. C'è una grande vitalità e soprattutto una possibilità da cogliere perché irripetibile, come sottolineato anche dal commissario Giovanni Legnini. Ecco, questa idea di vie che collegano, come il Tratto Romagno, che collegano territori così estesi al loro interno e all'esterno con altre realtà importanti, possono rappresentare idee fondative di una politica di ripopolamento e rinascita di questi territori. Tra gli ospiti il giornalista Rai Osvaldo Bevilacqua, innamorato dell'Abruzzo. Il turismo deve diventare una fonte importante, come lo è già, è la più importante fonte del volano economico del nostro paese. E il fatto di recuperare il Tratto Romagno, ma poi allargarlo a tutto quello che c'è intorno, deve essere un obiettivo, ma secondo me deve essere proprio un dovere da parte di chi si occupa di questo settore. Quindi un'accelerata all'economia dell'Abruzzo e non soltanto.